Appuntamento settimanale con il nostro format, il fatto di Marcotti con gli scenari economici e politici in primo piano, naturalmente poi declinati in quelle che sono le notizie fondamentali della settimana. Intanto saluto Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, che sarà con me. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno Manuela e come di consueto un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Due temi fondamentali che poi peraltro credo siano assolutamente interconnessi, cioè la ripartenza dell'Italia, ma soprattutto la presentazione del recovery plan da parte dell'Italia. Guarda, inizio con una sorta di battuta. Se non fosse un tema di importanza fondamentale, verrebbe da dire che questo fine settimana è stato caratterizzato, mi immagino una sorta di vignetta con Mario Draghi, il Presidente del Consiglio, che telefona alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Battendo i pugni sul tavolo e dicendo: ma insomma, portate rispetto per l'Italia, perché c'è stato questo piccolo, come dire, questo piccolo tremore nei rapporti tra l'Italia e l'Unione Europea, per cui insomma l'Unione Europea a Bruxelles si è mostrata un po' diffidente nei confronti della messa a punto del piano di resilienza e ripartenza per l'Italia da presentare entro il 30 aprile. Diciamo che l'Italia non ha fatto una bella figura, almeno in apparenza, perché l'Europa insomma ha chiesto dei chiarimenti in più rispetto a quelli che avrebbe dovuto, però con Draghi che si è detto sicuro che l'Italia saprà rispondere al meglio alle richieste europee sul recovery plan, insomma ha detto garantisco io. Tu non te la sei immaginata questa vignetta, Giancarlo? Sì, allora bisogna raccontarla tutta. Allora, noi come al solito arriviamo in ritardo, o se non in ritardo, all'ultimo giorno. Quindi l'Europa oramai dovrebbe anche essere rassegnata a questa nostra caratteristica. Il problema però è un problema grave di carattere costituzionale, cioè che tra l'altro probabilmente, anzi senza il probabilmente, è stato anche uno dei temi su cui è stato maggiormente attaccato Conte, cioè il governo precedente. Ossia, noi dovevamo presentare questo piano entro il 30 di aprile e ancora il governo Conte si diceva che non solo eravamo in ritardo, ma soprattutto si contestava il fatto che non sarebbe stato discusso in Parlamento. Ebbene, Vero. siamo arrivati a discuterlo oggi e domani, insomma, a pochi giorni dalla presentazione, perché il 30 deve essere presentato, e chiaramente non sarà una discussione, ma sarà una ratifica. Quindi, obiettivamente, arriviamo all'ultimo giorno con il fiato corto, e soprattutto non discutiamo in Parlamento una cosa molto importante, ma la ratifichiamo, cioè abbiamo dato a Draghi quella cambiale in bianco che non avevamo dato a Conte. Ora, Ecco, e ricordiamoci Giancarlo, perdonami, perché poi le cose ce le dimentichiamo in fretta, che proprio il recovery plan era stata diciamo, la causa per cui Renzi ha fatto cascare il governo, detto proprio così, no? Il governo Conte, perché ha detto senza un accordo, appunto quello che stai dicendo tu, senza una valutazione in Parlamento e quindi anche con ulteriori modifiche che il Parlamento chiede, in questo caso Italia Viva, ce ne andiamo via, cosa che è stata fatta e che poi ha portato all'arrivo del governo di Draghi. Ecco, quindi chiariamo questo punto perché è fondamentale, no? perfettamente, hai ricostruito perfettamente la cosa. Con in più, se vogliamo, proprio per raccontarla tutta, sempre da parte di Renzi, la questione del MES, che invece è scomparso completamente, il MES che Renzi chiedeva insistentemente a Conte e che invece nel momento nel quale è stato data la fiducia al governo Draghi, per la verità è stato faraone a dirlo, ma insomma il gruppo Italia Viva ha detto che il MES era Draghi, cioè non serviva più andare a chiedere il MES perché il MES era Draghi. Quindi insomma, non, Esatto. una battuta forse, ma non si esce dalle dichiarazioni ufficiali con una battuta. Cioè, quando c'era Conte chiedevano il MES, quando c'è Draghi non lo chiedono È più. Quando sparito c'era dai Conte. radar proprio il MES, no? Non se ne parla più. Incredibile. Da parte mia, però scomparso, no? Sì. E quindi ecco,
si capisce che probabilmente dietro alla questione Draghi c'erano altre motivazioni che non l'impasse che invece stava avendo il governo Conte. Comunque, adesso sentiremo in Parlamento, ma chiaramente la questione Italia-Europa è un po' è un discorso abbastanza semplice. L'Europa non ci dà i soldi e basta, ovviamente. Ci dà i soldi con quelle che una volta che tempo fa chiamavamo condizionalità e queste condizionalità, per la verità, potrebbero anche essere un qualche cosa che ha una sua logica, perché mi spiego. Se tu mi vieni a chiedere dei soldi vuol dire che sei in difficoltà. Se sei in difficoltà vuol dire che non hai gestito bene il tuo paese, perlomeno negli ultimi tempi. Di conseguenza io ti aiuto, ma tu devi cambiare strada. Quindi il fatto che l'Europa chieda all'Italia, in cambio appunto della possibilità di un finanziamento, chieda di cambiare rotta rispetto a prima, ci può anche stare, però poi dopo vediamo come chiede di cambiare rotta, cioè se chiede sacrifici, lacrime e sangue, Certo. no, insomma. Che un po' sono sempre stati un po' i tuoi timori, no? Perché poi ci sono chiaramente dei punti da rispettare. Poi questi punti da rispettare sono stati riassunti in sei temi, no? Intorno ai quali ruota il piano italiano del recovery. Dicevo, però, i tuoi timori erano proprio quelli che chiaramente ciascun paese europeo è diverso e quindi dipende anche che cosa viene chiesto ai singoli paesi, no? Perché è facile poi fare un piano globale, ma sappiamo molto bene che poi l'Europa è caratterizzata da tante diversità, come è giusto che sia, voglio dire, a livello di welfare, a livello di struttura, a livello di riforme, a livello proprio di debito pubblico, a livello di economia, che poi sarà ancora più profondamente differenziata dopo questo anno e passa di pandemia, no, Giancarlo? Perché non saremo sempre tutti nella stessa barca, anzi, lì emergeranno proprio le differenze anche di reazione dei singoli paesi. Esattamente, ma solo per fare un esempio, diciamo che così tutti possono comprendere facilmente, se all'Italia, per esempio, come io per esempio sostengo, servisse per fare ripartire l'economia una riduzione del carico fiscale, beh, questa cosa non lo si può fare con il recovery fund, cioè non possiamo prendere i soldi a prestito del recovery fund per ridurre la pressione fiscale. Questo è un esempio così eclatante per far capire che l'Europa non ci dà i soldi così. In più, permettimi anche di spiegare un attimo un'altra faccenda che naturalmente è chiara a tutti, ma vorrei che appunto fosse proprio chiara del tutto. Cioè, non arrivano 209 miliardi o 192 che siano così, cioè domani presentiamo il piano, viene accettato, ecco i 192 miliardi. I 192 miliardi, qualora dovessero arrivare, arrivano con, io chiamerei lo stato di avanzamento lavori, perché adesso ricordo un po' così anche come funziona lo stato di avanzamento lavori, cioè se una ditta di costruzioni, non è che debba costruire una casetta, ma avere, diciamo, un lavoro importante, che ne so, deve costruire un centro commerciale e chiede a una banca, che ne so, 20 milioni di euro di affidamenti per la costruzione di questo centro commerciale. Non è che la banca gli dà 20 milioni pronti via e questi magari fanno due o tre lavoretti e poi se ne scappano con i 20 milioni. La banca delibera 20 milioni di fido di mutui alla società, però ne eroga ad esempio uno, dice ecco adesso comincia i lavori con questo milione di euro, poi quando hai completato i lavori per 1 milione di euro io vengo a controllare che tu obiettivamente hai fatto quei lavori e insomma hai cominciato a costruire questo centro commerciale, ti darò un altro 1 milione di euro e così via. E questo viene Certo, chiamato certo. finanziamento a stato d'avanzamento lavori. Ecco, il recovery plan funziona alla stessa maniera, quindi
non ci arriveranno 200 e rotti miliardi, ci arriveranno 7, 8 miliardi, 9 miliardi, 10 miliardi. Poi, se sono spesi nella maniera che l'Europa giudica corretta e che quindi non ci sono, arriveranno anche l'anno successivo e così via. Quindi noi siamo sempre lì sotto diciamo la tutela dell'Europa, che verrà costantemente a monitorare lo stato avanzamento lavori. E lo stato avanzamento. No, ti faccio terminare, scusami, vai, stavo No, vai. dico, questa procedura non è detto che prosegua, cioè che tutto vada bene fino ai 200 miliardi. Magari dopo qualche anno potrebbe anche essere interrotta. Ecco, questo è che Vabbè, volevo. scusami, stavo dicendo, ridendo, funziona un po' come una società per azioni, perché se io sono il principale azionario di una società, controllo come vengono spesi i miei soldi, non è che io ti metto a disposizione i miei soldi e poi tu puoi fare quello che vuoi, no? Per quanto tu mi serva, magari per attuarli, come in questo caso è un discorso diverso, però è abbastanza semplice il concetto di base e su questo tu ti sei concentrato spessissimo. Giancarlo, guarda, cioè, arriva proprio come un assist questa domanda, che poi è quella che abbiamo anche riassunto nel titolo che si legge in sovrimpressione. L'altra, grazie dalla regia, pensavano che fosse andata oltre, ma quella la teniamo come ciliegina sulla torta, anche se lo abbiamo anticipato poco fa. Cioè, ci siamo quasi, però per cosa? E ti spiego anche perché, che quello che tu stavi dicendo, cioè ora bene, leggeremo questo piano con le sei missioni, macro temi che vengono specificati, Draghi ne parlerà e quindi tutti noi avremo, come dire, soddisfatta questa curiosità di sapere in che cosa consistono questi punti, però poi bisognerà vedere quanto saremo in grado di attuare il tutto nei tempi previsti dall'Europa e anche nel modo corretto, perché ti lancio proprio una provocazione: l'Italia è piena di buone idee, a livello politico anche, ma in generale, di buone riforme che restano sempre lì latenti. Mi viene in mente, tutti vogliono riformare la pubblica amministrazione, la giustizia, il fisco, però poi non vengono attuate. Io ho timore di questo. Anche tu ce l'hai o credi che l'ostacolo sarà superato, visto che Draghi ha detto alla von der Leyen: garantisco io per l'Italia. L'Italia deve avere maggiore rispetto anche da parte di Bruxelles. Allora, anche qua sollevi un tema molto spinoso, cioè noi sappiamo che di non avere, diciamo, una buona nomea in Europa perché obiettivamente in passato, diciamo, non abbiamo dato prova di gestione trasparente. Non che gli altri paesi, ecco, non voglio parlare male dell'Italia per parlare bene degli altri paesi, non che gli altri paesi non abbiano le loro magagne, anzi, tutt'altro. Ma diciamo che, insomma, l'Italia spesso è stata bacchettata dall'Europa per non essersi così adeguata ad alcune direttive. Quindi su questo recovery plan avremo gli occhi puntati, alcuni dicono i fucili puntati, ma insomma, senz'altro dall'Europa. Quindi, obiettivamente, qua il discorso è questo: se i soldi del recovery plan, sempre ammesso che arrivino tutti, io faccio sempre quella premessa perché ho sempre dei dubbi che arrivino quei soldi, ma comunque, se dovessero arrivare, e fossero da chi devono essere gestiti? Questo è il grave problema. Allora, se siamo in una democrazia parlamentare, dovrebbero essere gestiti da un governo, certamente, ma il governo è in carica perché ha una maggioranza parlamentare, quindi il Parlamento deve avere la sua parte. Se esautoriamo non solo il Parlamento, ma anche il governo, cioè se diamo la gestione a, chiamiamolo un comitato, non so come chiamarlo, comunque un qualche cosa di esperti che non rispondono agli elettori, magari facciamo la cosa migliore che sia, perché magari diamo in mano i soldi alle persone più, appunto, più competenti in materia, ed è molto meglio che non darli ai politici. Però attenzione che dal punto di vista della democrazia stiamo facendo qualcosa di molto pericoloso, cioè
A questo punto qua ci dovremmo chiedere allora perché andiamo a votare, se poi il Parlamento è esautorato dal fatto che possa controllare di fatto l'esecutivo. Quindi questo Beh, però io a questo punto, se fossi in Giuseppe Conte, sarei abbastanza piccato, no? Perché appunto a Draghi non è stato fatto tutto il caos che poi è accaduto quando Conte ha dovuto lasciare, scusami. Quindi insomma, c'è proprio una diversità, ma l'hai detto tu prima, non sto ripetendo assolutamente quello che già tu hai detto. Con Draghi ci si comporta in modo diverso. Chiaramente entra anche in gioco la figura internazionale delle persone, cioè Conte obiettivamente era una persona fino a poco tempo prima sconosciuta, Draghi comunque in anni e anni in cui è stato al vertice di istituzioni molto importanti, è chiaro che poteva godere di una credibilità internazionale superiore, quindi questo forse può essere una giustificazione. Detto questo, io cerco di essere obiettivo, cioè così come ero titubante quando Conte, quando c'erano queste, non mi ricordo come venivano chiamati, comunque in questi esperti che venivano chiamati, da Conte, questi gruppi adesso usando le parole di Grillo, di illuminati, che avessero, io preferirei sempre conoscere le persone appunto al quale deleghiamo poi di fatto con il voto l'andamento insomma dell'Italia e la gestione del nostro paese. Quindi io sono sempre perché la politica non venga esautorata, perché nel momento nel quale esautoriamo la politica e andiamo in mano ai tecnici, allora chiariamo anche questo aspetto qua. È chiaro che un politico deve avere alle sue spalle dei tecnici che lo supportino, perché chiaramente non è che il politico possa conoscere nei dettagli tutte le cose. Quindi un conto è quando il politico ha come consulente personale un tecnico. Un conto è esautorare il politico e dare direttamente in mano ai tecnici le cose. Ecco, lì io ho dei timori perché ho paura che poi scivolare al di fuori della democrazia sia un passo. Chiarissimo. No, certo, lì ci potrebbe essere poi ci potrebbero essere ingerenze varie, mettiamola così, no? E che è ancora più confusione rispetto a chi deve fare cosa e a cosa sia giusto fare. A questo punto, guarda, parlo con la mia regia in grafica anche l'altra domanda. Cosa rispondi? Draghi, von der Leyen, chi comanda? Alla fine chi è che avrà l'ultima parola, insomma? Perché poi Draghi ha detto assicuro io e ha battuto i pugni sul tavolo. Sicuramente Draghi è ascoltato in Europa, su questo non ci sono dubbi, l'hai detto tu, ha una figura con una caratura internazionale di un certo tipo, non serve che lo rimarchi io, ma alla fine chi comanda tra i due? Allora, alla fine tra i due, vabbè, se non fosse giunta al termine anche della sua esperienza politica, direi che tra i due comanda Angela Merkel. Ecco che sempre Angela Merkel è onnipresente. Ma è la Certo. verità. Cioè, allora, facciamo anche un discorso un po' sull'Europa, no? Allora, l'Europa. Così l'Unione Europea e l'euro sono cose che stanno bene alla Germania e allora va bene. Gli eventuali Stati Uniti d'Europa invece non andrebbero più bene alla Germania, perché a quel punto lì naturalmente la Germania, come paese più importante dell'Unione Europea, si troverebbe ad avere anche la responsabilità dei debiti pubblici degli altri paesi. Ma supponiamo che comunque, per diversi motivi, non so, la Germania accettasse anche un eventuale, appunto, la possibilità di che questa Unione Europea sfoci
effettivamente in un unico stato, cioè non solo un'unica moneta, ma un unico stato. E beh, sappiamo che questi Stati Uniti d'Europa non farebbero piacere agli Stati Uniti d'America. A questo punto io quindi lo dico perché obiettivamente tutta questa esperienza di 20 anni di euro ha fatto sì che il paese che già prima era per popolazione, per economia, eccetera, era il paese principale. È chiaro che questi 20 anni di euro non hanno fatto altro che gonfiare ulteriormente la Germania, riducendo il peso degli altri paesi, in primis quello dell'Italia. Per cui negli ultimi 20 anni, se andiamo a vedere i tassi di crescita della Germania, i tassi di crescita dell'Italia non sono nemmeno paragonabili. Quindi rispetto a Certo. 20 anni fa, queste differenze sono aumentate enormemente. E allora questa è la questione fondamentale, diciamo, che la Germania ha un peso enorme, gigantesco in questa Unione Europea. E per cui per questo motivo dicevo che la risposta dalla domanda che mi hai fatto tra Draghi e la von der Leyen, chi comanda, comanda Angela Merkel, perché la Germania. Permettimi la battuta, Angela Merkel non si sarebbe seduta sul divanetto, avrebbe preteso la sedia nell'incontro, insomma, dove diciamo così, l'Europa non ha fatto propriamente una bellissima figura, ma insomma, no? Avrebbe preteso la sedia Angela Merkel. E allora lì il patto è che comunque restando in piedi e non sedendosi subito, la von der Leyen secondo me ha fatto bene, cioè ha fatto notare la cosa, perché se la von der Leyen si fosse andata a sedere immediatamente sul divanetto, certamente insomma l'Europa non faceva una bella figura, ma stando un po' in piedi per un po' di secondi e quindi facendo di fatto notare che lei non aveva una sedia, secondo me ha raggiunto lo scopo e sedendosi successivamente ha fatto capire: mi siedo perché sono una persona educata, ma ti ho fatto notare che tu sei stato maleducato in quel senso. Quindi, secondo me, in quel momento, io sono sempre molto critico con la von der Leyen, ecco, non lo sono in quel caso. Secondo me, lei ha agito in maniera. Cioè, Beh, avrebbe fatto. istituzionale, no? Diciamo che ha mantenuto un aplomb istituzionale, così di getto verrebbe da dire io me ne sarei andata, però chiaramente poi forse è stato meglio così. Un po' è il classico atteggiamento di superiorità, no? Come dire, va bene, tu mi metti in difficoltà, io ti dimostro che invece non mi stai mettendo in difficoltà. Perfetto, proprio così. Cioè, tra le due cose, cioè a sedersi immediatamente sul divanetto o non sedersi e pretendere una seggiola, io comunque una poltrona, io comunque avrei preferito come ha fatto lei, cioè è rimasto un attimo in piedi, si è guardata in giro come per dire non c'è una sedia per me, e poi dopo si è accomodata sul. Ok, no, effettivamente questo aspetto non l'avevo considerato, no? Sai, abbiamo pensato su tutti subito al fatto che non avesse uno spazio dedicato a lei. Ti leggo questo messaggio in chiusura di Roberto, no, non è Roberto, un altro amico che però non si è firmato, quindi non so come si chiami, insomma, mi scuserà, però il senso è questo: troveranno il sistema per canalizzare una parte del denaro alle lobby partitiche e alle varie mafie, un messaggio molto duro. State tranquilli, conosco gli olandesi e tedeschi e spesso hanno ragione nel giudicare l'Italia. Sì, allora la questione delle lobby, ecco, io non ho usato il termine, però insomma non va così sottovalutato. La questione delle lobby è questa. Ci sono le lobby partitiche, ma le lobby partitiche non dico che siano, come posso dire, giustificabili, ma è chiaro che ogni partito ha una propria ideologia, delle proprie caratteristiche, e quindi se dovesse spendere i soldi, supponiamo che dessimo tutti i soldi del Recovery Fund al Movimento 5 Stelle, come lo spenderebbe? Lo spenderebbe in una certa maniera.
Diamo tutti i soldi alla Lega, come li spenderebbe? Li spenderebbe in un'altra maniera, ma perché hanno visioni differenti e così via. Quindi quello è normale, diciamo, che i partiti abbiano opinioni diverse su come andare a spendere i soldi. Quando invece diamo a un organismo esterno tutti questi 200 miliardi per essere spesi e gestiti in una certa maniera, il dubbio che non alla luce del sole, ma diciamo al di fuori dei canali ufficiali ci siano delle lobby che premano perché, per esempio, si facciano più pale eoliche rispetto a, che ne so, ad altre cose, è chiaro che il dubbio rimane. Cioè, quando esco dall'ambito politico, nel quale comunque so giudicare perché conosco i partiti e so come sono. Quando esco da questo, il discorso lobby che io non ho preso precedentemente, ma che ha preso adesso l'ascoltatore, è un discorso da tenere presente. Ma è anche ovvio, cioè, se io sono un Certo. costruttore di pale eoliche, è chiaro che cercherò all'interno della compagine governativa o di chi ha la responsabilità di gestire tutti quei fondi, cercherò ovviamente di premere perché vengano così acquistate un maggior numero di paleoliche. Questo è normale. Quindi Assolutamente, assolutamente. considerazione assolutamente, certamente. Allora, intanto siamo in chiusura, ma per dovere di cronaca, te il testo del recovery plan di 337 pagine è visibile sul sito di Montecitorio, quindi può essere visionato da tutti, se abbiamo pazienza di leggerci queste 337 pagine. Le sei missioni del recovery sono digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde, transizione ecologica. Infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione, ricerca, inclusione, coesione e salute, questi i macro temi. Ha parlato Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, ha detto che l'Italia deve diventare la meta prescelta non solo dai tanti turisti ma anche da tanti investitori e quindi i soldi in arrivo dall'Unione Europea di circa 200 miliardi per stimolare gli investimenti in diversi ambiti possono aiutare. Naturalmente devono essere accompagnati da riforme strategiche per colmare i gap con i competitor europei. Questo mi permette di, oltre a salutarti, Giancarlo, rinviare, diciamo così, il ragionamento intorno alle riaperture dell'Italia la settimana prossima, perché vedremo magari dopo qualche giorno a che punto siamo, ma mi collego proprio alle parole del ministro Giorgetti che parla di turisti che devono arrivare in Italia, ma anche investitori. Il problema è che si sta discutendo molto sul coprifuoco e sulle restrizioni che resteranno ancora in vigore, che insomma non è che aiutano molto né turisti né investitori ad arrivare in Italia, perlomeno non in questo momento, giusto? Assolutamente sì, è brava Manuela a sottolineare questo. Insomma, un conto è dire ai turisti venite in Italia, ma se poi gli diciamo che alle 10 di sera devono essere Insomma, per quanto i nostri hotel possano essere carini, le nostre case, però, insomma, ecco. No, e questo sarà un punto adesso, al di là delle facili battute, però sarà un punto cruciale proprio per l'economia, per la ripartenza dell'economia nei mesi estivi, che insomma tutto l'anno l'Italia è meta turistica, ma in estate lo è ancora di più, chiaramente. Allora, grazie Giancarlo Marcotti, come sempre, sì, un amico scrive, sì, è Roberto, avevo detto giusto, l'amico che ci ha scritto prima il messaggio delle lobby, quindi grazie, che è sempre presente con noi come tanti altri. Dicevo, grazie Giancarlo, ci risentiamo la settimana prossima, questa puntata sarà disponibile sul nostro sito, lefonti.tv e sui nostri canali social, sempre on demand. Grazie Giancarlo. Grazie a te Emanuela e un saluto anche a tutti gli E ascoltatori. naturalmente Giancarlo Marcotti è sempre presente sul suo canale personale Finanza in Chiaro ogni giorno con dei video davvero istruttivi per fare il punto sulle notizie principali. Quindi lo seguiamo anche lì. Grazie per averci seguiti fino adesso sulle fonti TV. Restateci perché ci sono tanti approfondimenti e poi torniamo live sui mercati e seguiteci anche sui nostri canali social per essere sempre informati sulle nostre novità. Buon proseguimento.